Jerome Powell e la Fed hanno rinnovato l'appetito al rischio, il semaforo verde per le operazioni risk on si è riacceso dopo le FOMC che abbiamo visto l'altro ieri. C'è stata una giga super bear trap che ha acchiappato molti bears nella chiusura del 18 settembre e poi nella giornata di ieri un'esplosione, S&P 500 ai nuovi massimi, Bitcoin che ha messo su un, più del 3% a 63.000 dollari, quasi 64.000 dollari. Abbiamo visto tante altcoins riprendersi dai loro pattern di, di cimitero che, in cui erano incastrate. Tesla si è ripresa, Nvidia si è ripreso, molti nomi si stanno riprendendo. E adesso l'euforia è tornata sui mercati, ma questo ce lo potevamo aspettare. Dopo un taglio di 50 punti base subito dopo, ci potevamo aspettare una ripresa del risk On il problema è che anche gli yield stanno salendo. E la domanda che si stanno facendo le persone è quanto durerà questo fino alle elezioni cioè ce la faremo a mantenere questo ritmo questo passo di potenza fino alle elezioni senza incappare in nessuna correzione questo è quello che molti si stanno domandando sono usciti anche i risultati dei sussidi di disoccupazione migliori del previsto ieri che hanno dato un po di tranquillità per quanto riguarda la parte della recessione di cui tanto eh, tutti si stanno preoccupando e quindi Riscone tornato. Oggi andiamo a coprire un po' di altcoins, cerchiamo di capire quali stanno riprendendo vita, stanno tornando a germogliare. Stiamo a vedere anche cosa farà Bitcoin, quali sono le resistenze. Anche loro sta vedendo continuazione di potenza. Andremo a vedere un po' tutto anche i mercati azionari, cosa stanno combinando e quindi faremo un bel pacchetto. Rimanete fino alla fine. Come sempre, se vi piacciono questi video, mettete un bel like e lasciatevi un commento su cosa pensate di questo mercato pazzerello. Bene, bene bene. Bene, importante perché questa settimana, in questi giorni, parleranno un sacco di funzionari della Fed. Ma tantissimi, e quindi vedremo anche cosa ci diranno loro. Perché, nel consenso, non tutti erano d'accordo con questa decisione. Lo vedremo tra poco. Anche il mercato delle option ci darà delle notizie interessanti. Bitcoin: 63.415 dollari, come vedete qui. Siamo riusciti a uscire da questo equilibrio. Abbiamo rotto il triangolo. Adesso ci portiamo più in alto sulle prossime due resistenze. Quali sono le prossime due resistenze? Abbiamo i 67.933, che vedete qui, che fa parte di questa trend line che ci portiamo dietro. E poi anche questa resistenza che va a incontrarsi più in alto. Quindi cluster di resistenza più importante sarà nuovamente questo 68.000 che va a riprendere un po' tutti i lower highs che abbiamo fatto praticamente dal 24 marzo in giù, lower high precedente 65.300 ancora non rotto, tenetelo bene a mente perché è importante quindi abbiamo fatto questa move sì c'è stato un bel rialzo e adesso cercheremo di vedere anche sul 4 ore come si sta comportando quindi se volete trovare prossime potenziali esistenze qui in zona 64.000-65.000 potremmo andare a toccare qualche resistenza verso anche eh, il lower high precedente che c'era, quindi per il momento stiamo seguendo questo pattern interessante. Siamo usciti comunque dal triangolo che seguivamo, quindi è importante per me questa cosa, stiamo riprendendo un po' di trazione su Bitcoin, ok? Per quanto riguarda il settimanale di Bitcoin, come possiamo vedere qui, siamo ancora dentro eh, il pattern di che ci portiamo dietro la marzo ok e per, per andare a ritestare l'all time high vogliamo rompere questo pattern a rialzo quindi rompere i 68 e andare a riprenderci i 75 poi una volta rotti i 75 la strada è aperta verso blue sky breakout quindi nuovi massimi e lì non c'è limite a quanto possiamo effettivamente poi continuare a rialzo possiamo andare a 80, 85, 90, 95, 100 dipende quanta euforia c'è ma attenzione, prima dobbiamo superare i 68, e quindi torniamo indietro, torniamo coi piedi per terra. E, e So che a molti piace sognare, ma per il momento ritorniamo qui e ci baseremo sui dati che abbiamo giorno per giorno. Perché, vi ripeto, questo Rally deve essere sostenibile fino alle elezioni, non è così scontato. quindi. Io ho ancora delle posizioni di edge, di copertura. Come ha detto, Marco, non sei stato liquidato da questo super eh, squeeze che c'è stato? Questa... No, non sono stato liquidato per un semplice motivo: che gli short vanno fatti sui nomi più deboli. Quindi gli short fatti sui nomi più deboli li fate con leva 1, non, leve, non andate oltre la leva 1. Diversificate, non andate tutto su un unico asset perché se quello fa uno short squeeze vi porta fuori. Quindi dovete avere tanti piccoli frammenti su tanti nomi veramente deboli, nomi caduti nel dimenticatoio, quando dico caduti nel dimenticatoio non dovete andare a prendere nomi forti, capite? Non dovete andare a prendere nomi in trend l'edge si fa su nomi deboli altrimenti che diavolo fate edge a fare state sui nomi forti andate long capite quindi io ho long bitcoin long ahimè ethereum e ho um, vabbè tesla e tutto quello dello stock ma comunque per il momento i miei edge sono in e sulle altcoins ok fate sempre questo ragionamento nomi deboli basta vi dico solo questo ok ethereum tra l'altro ethereum Uh, durante la consensus layer call di giovedì gli sviluppatori hanno deciso di suddividere Ectra in due fasi che è un aggiornamento uh, pianificato che va a unire appunto Prague e Electra con l'obiettivo di migliorare la scalabilità di Ethereum vabbè sappiamo che Ethereum butta fuori aggiornamenti così e lo dividerà in due fasi la prima fase pianificata per il 2025 includerà 8 APS tra cui l'implemento AP7702 di Vitali che bla 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 e la seconda fase si concentrerà sui miglioramenti più tecnici ok quindi questo aggiornamento potrà aiutare ethereum a risvegliarsi in futuro in teoria potrebbe però vediamo adesso perché ethereum è ancora 2493 ed è molto indietro ok fa veramente ragazzi venire nervoso ethereum perché eh, sta veramente sottoperformando contate che solamente 42 di 300 token dall'inizio dell'anno hanno sovraperformato Bitcoin, perché tutti questi sono o new entry o meme coin, quindi di quelli un po' più con reputazione alta, nessuno è riuscito a sovraperformare Bitcoin, che è, ehm, Bitcoin rimane un migliore investimento a questo punto tra risk e reward, perché quando scende scende meno, quando sale sale, ma non fa decay come fanno le altcoins. Ethereum... Invece andiamolo a vedere sul daily, vedete è riuscito anche lui a rompere questo triangolo, ma più che a romperlo per potenza l'ha rotto per questioni di tempo, ok? Quindi poi è tornato giù, l'ha ritestato adesso sta cercando di salire confermando questo cambio trend di Ethereum, che cambio trend che deve però portarlo più in alto, adesso siamo ancora incastrati qui, vedete siamo molto incastrati qui. Il, il pack mind ci aveva dato il segnale di buy vedete? Qua, tra l'altro, l'ho migliorato tutto ragazzi, sia esteticamente che in maniera esecutiva. Anche il robot pattern. Quindi, se volete davvero essere sul pezzo, vi consiglio assolutamente il toolbox di, eh, di Mind the Chart con i video tutorial che trovate qui. I tre indicatori: quindi, avete PacMine che cosa fa? Eh, vi dice quando entrare quando fare pack vi fa anche la media vi dice quando fare take some profit eh, guardate qua sui tiri: mi dice fatto fare pack qua take some profit poi pack qua di media take some profit prima che scendeva è anche molto bravo a spottare i top se andate a vedere su bitcoin vedete che tutti i top li ha spottati se andate sugli SP vedete che prima del 5 agosto vi ha detto di fare take some profit e il pack ve l'aveva fatto fare qua insomma è veramente buono L'oro ve l'aveva fatto prendere qua e poi takes some profit su mentre sale. Quindi, RoboPattern tira in tutti i time frame perfetti i pattern e vi dice ad occhio nudo così andate a colpire. Insomma, vi consiglio di seguire il link in descrizione perché vi state già unendo in molti. E io voglio portarvi roba utile, capite? Non voglio portarvi roba che non vi serve a niente. Questa è roba utile. Eh, potete mettere anche gli alert comunque. Quindi, tornando su Ethereum. Eh, che c'eravamo, se no ci perdiamo, Ethereum qua come potete vedere eh, è riuscito a cambiare il trend, però attenzione perché ha ancora molta strada da fare, e se andiamo a vedere su 4 ore, la resistenza che potremmo trovare secondo RoboPattern è qui a 2606, quindi se superiamo l'IRI, attenzione perché in queste zone iniziamo ad avere un po' più di resistenze, 2600 e così via, il target reale sarebbe 2927, dove io, per bacco ancora non riesco a recuperare neanche la mia media perché la mia media è ancora più in alto dei 3000 dollari quindi ehm, eh, capite non ho fatto un ottimo affare con Ethereum però per fortuna ho Bitcoin che mi va a mantenere la baracca in piedi e Tesla tra l'altro che mi ha fatto delle buone performance ma eh, tutta la parte dello stock market lo andiamo a vedere sul video di Marco Gallazzi quindi potete anche iscrivervi a quel canale e andare a vedere i video lì la stessa ora la mattina per coprire l'azionario ora il nasdaq quando ieri vi dicevo le resistenze sono rimaste resistenze e eh, ve lo dico ancora perché le resistenze sono rimaste resistenze nasdaq ha rotto anche lui questo pattern non è riuscito andare a, a rompere il lower high vedete ora il target che potremmo prendere sotto mano è questa eh, rising wedge qui quindi potremmo arrivare verso i 20.500 se continuiamo in euforia verso le elezioni quindi il Nasdaq non è come l'SP 500, non è a nuovi massimi. Perché comunque la tech ha scaricato molto, poi c'è stata rotazione di fondi sulla finanza, su tanto altro. Tra l'altro avremo molti earnings in arrivo tra poco che andranno anche questi a giocare un ruolo fondamentale per la continuazione della, della salute del mercato. L'SP, vedete l'SP è ancora in potenza. Nuovi massimi, le eh, esistenze che potremmo avere proiettate in futuro stanno qui. Eh, come potete vedere 5.008 5.009 in queste zone qui possiamo andare poi questo indicatore più si colora più la, la resistenza è potente supporto resistenza è potente quindi qua potremmo andare a trovare un pit stop eh, qua vedete eh, stiamo andando avanti e il prossimo potrebbe essere anche 5.937 quindi questa è la traiettoria che comunque sta seguendo l'SP. Eh, se vi interessa ok quindi bene bene è Interessante anche vedere come sta andando l'SP. Okay? Se andiamo a vedere anche eh, un'altra cosa importante, sono le option. Perché il rapporto put call delle opzioni di Bitcoin è sceso a 0,54. Questo va a segnare appunto che la domanda di opzioni call ha superato quella delle opzioni put dell'86% scambiando un po' l'equilibrio che c'era eh, rispetto ai giorni precedenti quando c'era questo equilibrio tra le due perché c'era più protezione eh, cioè i, i trader tendevano ad essere un po' più protetti adesso con questa, questo cambiamento si sentono un po' più sicuri sul livello di supporto dei 62.000 e quindi un po' più la manica larga anche qui tra l'altro come vi dicevo Abbiamo una serie di eh, funzionari della Fed che parlano questa settimana. Dopo l'aumento del taglio dei tassi, eh, solo una ristretta maggioranza di 19 membri del comitato ha realmente supportato la decisione. Il consenso potrebbe essere più fragile di quanto indicato, fino a. Eh, a 9 di 19 membri potrebbero aver sollevato obiezioni per quanto riguarda il tasso di 50 punti base. I responsabili politici di Londra e Francoforte stanno mostrando limitato interesse a seguire gli Stati Uniti e quindi si crea un divario transatlantico anche tra eh, i tagli dei tassi e avremo tutti questi speaker, quindi Harker, Bosti, Cusby, Kashkari, Collins, Powell, Williams, Barr. Ancora Kashkari, Collins, Powell, insomma, tanti di questi parleranno, quindi sentiremo anche che cosa hanno da dire, perché sappiamo che sono in grado di muovere i mercati in qualche modo, ok? Più che altro per capire il futuro, quanti tagli di tassi faranno in futuro, come vogliono procedere per l'anno prossimo, quindi il mercato del lavoro, cosa pensano. Eh, anche la GNDL, tra l'altro tutta contenta, ha detto che è segno molto positivo per l'economia di qua e di là. Io ho visto anche la uh, live di Arthur Hayes a Cointelegraph che diceva sì, 50 punti base eh, potrebbe essere disastroso perché per la prima settimana ci sarà un super pump e poi uh, i mercati si rendono conto di una serie di... Di fragilità e iniziano a scendere quindi, secondo lui, non era molto positivo questo 50 punti base. Eh, non solo secondo lui, secondo molti quindi vedremo perché, come dico sempre, eh, la, la polvere la vediamo dopo che c'è stata la tempesta, come si è depositata e capiamo bene come si muovono realmente le cose. Quindi, ancora presto per valutare da quale lezioni quale sarà la reaction dei mercati in tutto e per tutto. Okay, andiamo avanti perché Solana ha saltato fuori al token 2049 con Solana Seeker, il nuovo telefono e quindi la presection di Solana performa meglio di quella di Ethereum eh, in questo momento infatti vediamo Solana, eh, come vedete qui, che è riuscito a riprendersi un pochettino ha, è anche lui uscito da questo pattern che aveva di, di triangolo è andato a salire, ha cambiato il trend, quindi abbiamo cambiato i 139 rotti però le resistenze ci sono, abbiamo resistenze 159 qua quindi in tutte queste altcoins che stiamo vedendo ci sono molte resistenze. Quindi attenzione a non farsi ingannare all in long, perché da qua in poi torniamo ai massimi. Attenzione perché quando colpiscono le resistenze si fanno sentire e Solana è una di queste. Sul settimanale, come possiamo vedere, sta seguendo questo questo pattern, questo grosso pattern che. In teoria i bulls volevano vedere rotto per una prosecuzione a all time high Però eh, Solana si è fermato con un pattern di lower high e low lower E quindi siamo ancora sul bottom di questo pattern Quindi capite che la distanza è ancora tanta Ora se mi fate la domanda Ma è meglio puntare su Ethereum o puntare su Solana a questo punto? Eh bella domanda Perché comunque eh, probabilmente Solana magari farà prima a recuperare Però se Ethereum Bitcoin si trova potenzialmente al bottom Vedete? Perché è rotto qui e gioca da ritardatario? E poi si riprende il podio di regina e inizia a picchiare forte. Probabilmente tiro bene il miglior play. È troppo, è troppo mh, eh, astratta come cosa. Quindi, secondo me, se volete mantenere una diversificazione, fatelo piuttosto che andare a puntare tutto su un cavallo solo. Quindi, eh, contate anche questa cosa qua. Okay? Quindi, secondo me, questa è la visione. Eh, poi volevo farvi vedere anche eh, Tron se lo trovo. Perché Tron è uno di quei nomi, secondo me, che realmente potrebbe tornare a nuovi massimi. Delle poche altcoins, che comunque potrebbe andare anche se è un po' rallentato. Eh, comunque, eh, insomma, è abbastanza in trend. E sul giornaliero, dopo il segnale di warning che abbiamo avuto, Tron è sceso. C'è stato anche il segnale di takes and profit. Vedete dal pack mind, ci ha dato pack, quindi è entrata qui. Warning, take some profit e poi è sceso. Adesso sta entrando in un equilibrio. Che probabilmente vedremo meglio dal 4 ore. E infatti l'ha rotto qui. Vedete? E quindi le prossime resistenze molto più avanti sono queste qua. Ora, resistenze su Tron. Abbiamo questa qui a 0,15. E poi proseguiremo più avanti. Quindi, attenzione anche al pattern di Tron, che rimane interessante. Molti nomi si sono ripresi, come vi ho detto. Qualcuno. Doge ancora molto debole, comunque tenta la ripresa, anzi, andiamo a vedere sul giornaliero che è meglio, stanno tentando di uscire dalle loro, loro falling wedge su cui si erano ficcati. Dentro. Vedete con questi pattern qui. Si sta stringendo questo tentativo di uscita e se riesce a uscire potrebbe andare a riprendere questi livelli qui. Uh, Ada anche sta cercando. Molto debole Ada Cardano. Dentro ancora questo pattern, sta cercando la rottura di questo equilibrio se lo deve fare deve rompere e cambiare il trend comunque capite che su questi nomi molta debolezza phantom si sì, è uno di quelli che vedete ha rotto il triangolo si è ripreso e quindi il pack è stato fatto qui quindi la media era 0.36 take some profit qui poi è sceso e ripresa ripresa come vedete e adesso continua continua rialzo molto bene per quanto riguarda eh, phantom possibili resistenze se le state cercando potrebbe essere questa linea qui come vedete 0.70 0.75 per, per, per i prossimi giorni supporti abbiamo 0.61 e 0.55 BNB. BNB come vediamo qui si sta anche lui riprendendo dentro questo pattern bello grosso che dovrebbe rompere e prevedere continuazione però attenzione anche qui le resistenze si faranno sentire okay. SUI è uno di quei nomi che ha fatto tanta strada ha rotto il triangolo vedete e ora sta salendo verso la prossima resistenza che sta a 1.53 abbiamo anche tanti nomi in trend cat meme eh, ton meme ai meme quindi non li stiamo a vedere tutti Marco Tista, poi lui coprirà le altcoins in generale però generalmente se andiamo a vedere la situazione sulle top 100 è questa quindi positiva tower ripresa qualche ai qualche meme in ripresa molto bene per quanto riguarda la situazione delle altcoins quindi più o meno questa era la panoramica per quanto riguarda le altcoins, ragazzi. Bene, io non ho altro da aggiungere con Biancaino dietro di me. Noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, fatemi sapere nei commenti uh, cosa ne pensate dei mercati e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.